Benvenuti in questo nuovo video in cui tratteremo la psicologia della Gestalt. Iniziamo col dire che l'idea centrale della psicologia della Gestalt, detta anche Gestalt Psychology o psicologia della forma, è ravvisabile nella parola che significa appunto configurazione, cioè Gestalt stiamo dicendo che significa immagine, configurazione. Secondo questa corrente psicologica, l'apprendimento non avviene per prove ed errori, come sosteneva il comportamentismo, abbiamo visto Thorndike in un video precedente, ma avviene alla luce di un fenomeno intuitivo e globale, quando il soggetto ha una visione d'insieme del problema. Tra i maggiori esponenti di questa corrente troviamo Köhler e Wertheimer. Partiamo dal primo. Lo psicologo tedesco Köhler, Wolfgang Köhler, a questo psicologo si legano principalmente degli esperimenti sulle scimmie superiori, quelle che in inglese si chiamano apes, non monkeys. Degli scimpanzé vengono posti in una gabbia al cui soffitto è appesa una banana. Nella gabbia sono inoltre presenti diverse cassette di legno di varie dimensioni e un certo numero di aste. Le scimmie ovviamente cercano di raggiungere la banana saltando e utilizzando le aste, che tuttavia sono appositamente non abbastanza lunghe per questo compito. E questa, diciamo, è un'immagine degli esperimenti. Dopo svariati tentativi, la scimmia riesce a creare una struttura con le cassette per raggiungere infine la banana. Una variante di questo esperimento consiste nel porre la banana fuori dalla gabbia. Le scimmie hanno a disposizione solo aste di diverso spessore, la cui lunghezza è insufficiente per raggiungere la banana. Dopo diversi tentativi, una scimmia riesce a costruire un'asta più lunga per raggiungere la banana. Perché? Perché sono di diverso spessore, quindi magari una va dentro l'altra e quindi l'una prolunga l'altra. Questi esperimenti hanno portato Köhler a introdurre il concetto di insight, che significa sostanzialmente illuminazione improvvisa, intuizione, è quello che è eureka, insomma. Le scimmie, in entrambi i casi, hanno avuto in maniera repentina l'idea di come raggiungere la frutta. Questo insight presenta due caratteristiche, ovvero, per esempio, assegna un nuovo significato alle cassette, che da semplici contenitori diventano strumenti per raggiungere un certo scopo, quindi là si riconfigura la visione che i primati avevano di quegli oggetti. E pertanto si ha una nuova visione globale, la Gestalt, della situazione costituita dall'oggetto che si vuole raggiungere e dai mezzi che si hanno a disposizione. Questi due elementi vengono messi in connessione nell'elaborazione di una strategia risolutiva. Arriviamo a Wertheimer. Wertheimer è noto per essere legato al movimento stroboscopico e al fenomeno Phi. Wertheimer nei suoi esperimenti fa proiettare due luci identiche a una distanza molto piccola. La velocità con cui la prima luce scompare e la seconda compare è così alta che l'occhio umano percepisce solo e soltanto un'unica luce che si muove. La percezione di movimento continuo sulla base di due situazioni distinte e molto vicine si chiama fenomeno Phi. Da questo esperimento cognitivo e percettivo, Wertheimer conclude che il tutto precede le parti, che poi quello è poi un'espressione che diventerà il motto della psicologia della Gestalt. Un altro esempio che lo psicologo utilizza per illustrare questa idea è quello del panorama. Noi non percepiamo il panorama come una cozzaglia di colori, bensì come un tutto, nel quale è possibile distinguere delle parti. Questo tutto è ad ogni modo qualcosa in più della semplice giustapposizione delle sue parti. Wertheimer si esprime anche sull'insegnamento e sull'apprendimento a scuola. Secondo lo psicologo, nell'insegnamento si è sempre, ci si è sempre basati per lo più sulla richiesta del docente nei confronti dello studente di ripetere le operazioni illustrate dal primo. La corretta applicazione delle regole viene vista quindi come un successo nell'apprendimento. Wertheimer in realtà favorisce una visione differente. Secondo Wertheimer, infatti, l'insegnamento non dovrebbe
focalizzarsi sulla riproduzione delle regole, ma facilitare l'inside, favorire, spingere, spronare verso l'inside, ovvero quella che abbiamo definito l'intuizione globale di cui già parlava Köhler. E Wertheimer fa un esempio che è molto noto, che è l'esempio, diciamo, del giovane Gauss, importantissimo matematico. Secondo, se in base a questo esempio, Gauss, il maestro elementare, dà il compito di sommare tra loro i numeri da 1 a 10. Molto semplice. È uno svolgimento del compito che prevede l'applicazione pedissequa delle regole aritmetiche e il seguente. Quindi abbiamo 1, 2, 2, 3, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 55. Bene, da questo punto di vista Gauss ovviamente mostra il genio perché lui trova una regola generale per fare questa somma senza ripetere semplicemente le operazioni aritmetiche. Il giovanissimo ingegnere Gauss infatti invece riesce ad avere un insight, una visione globale che gli permette di completare il compito in maniera brillante. Gauss si rende conto del fatto che se sommando le coppie di numeri simmetrici tra loro, il risultato è 11. Essendovi 5 coppie di numeri simmetrici da 0 e 5, ne risulta che la somma dei primi 10 numeri naturali è 55. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima lezione.